Questo è davvero l'ultimo episodio del nostro viaggio tunisino, un viaggio indipendente ed autonomo, nel quale a premiare è stata appunto la disorganizzazione e l'avventura. Oh, non ci siamo fatti mancare nulla, eh? Le forze dell'ordine tunisine ci hanno temporaneamente sequestrato i passaporti e ci hanno scortati nella notte lontano da Cassery. Poi siamo finiti in un villaggio fantasma nel mezzo del deserto, accompagnati da un ragazzo spuntato dalle dune col suo vecchio pick-up come per magia. Abbiamo affrontato le piste più difficili con il nostro daily, convinti di farcela, e alla fine ci siamo insabbiati miseramente, prendendo atto dei suoi limiti. Oh, ci è voluta un'ora per venirne fuori. E poi cosa? Ah sì, ci siamo persi nel deserto, senza una pista da seguire, ma perseverando nel nulla. Ed infine siamo finiti a mangiare e a danzare in un'autentica festa tunisina fatta in nostro onore. Questi inaspettati eventi forse per di più sono da considerarsi inattesi e dunque indesiderati, ma per noi sono stati tutti autentici regali da gustare. Siamo sulla strada del ritorno, oramai la vacanza sta finendo, siamo alle ultime tappe. Oggi ci dirigiamo verso Matmata per andare a vedere le case trogloditiche. Ieri sera abbiamo passato una serata meravigliosa qui vicino a Shenini e i nostri amici ci hanno preparato il pane in vari modi, è sempre fatto alla brace, sotto la brace. E dire che era buono è riduttivo. Poi hanno cantato, avevano i bonghi e uno strumento a fiato pazzesco. È stata una serata incredibile, abbiamo ballato attorno al fuoco, è stato super emozionante. Non ci resta che instradarci verso Tunisi tramite le ultime meravigliose piste di montagna. Questi ultimissimi giorni li dedicheremo al turismo di città, perché la Tunisia non è fatta solo di sabbia e pietre. Le prime tappe da turista civile saranno Matmata ed El Jem. Indovinate dove siamo? Il primo è un villaggio troglodita fatto di abitazioni scavate sottoterra, famosissimo per essere stato il set di Guerre Stellari nella prima parte del film. Il luogo, sinceramente, trasuda abbandono e trascuratezza, ed il bar per turisti al suo interno, con licenza per gli alcolici, è pieno di avventori locali che di sobrio hanno ben poco. Dopo una visita quasi frettolosa, decidiamo di proseguire senza troppi indugi.
siamo di rientro. Oggi abbiamo fatto un tappone abbastanza anonimo, tanto asfalto e bisogna risalire. Ieri abbiamo fatto campo a Matmata, dove siamo andati a visitare le case troglodite, e abbiamo visitato il set di Star Wars, un altro molto molto famoso. E poi abbiamo fatto campo lì vicino in un posto meraviglioso e oggi siamo arrivati fino a El Jem. Adesso andremo a fare la visita al terzo anfiteatro più grande che i romani abbiano mai costruito. Dietro al Colosseo di Roma e a quello di Capua. Insomma, è una struttura tutt'altro che piccola. Pensate, poteva ospitare 35.000 spettatori seduti. E questo sì che è ben conservato e merita certamente una visita che non ci lasciamo scappare. Nei giorni rimanenti ci accampiamo sul mare cristallino di Sus. Siamo della mamma. Sperimentiamo i bagni caldi nella mamma di Zriba, uno dei più belli e più famosi. Passeggiamo per la famosa Medina di Hammamet. E alla fine ci godiamo la bianca area pedonale di Sidi Bou Said, subito a nord di Tunisi. Il colpaccio finale, come un ultimo colpo di coda, è quello di finire a La Golette, fuori dall'imbarco dei traghetti. Non so se lo sapete, ma c'è tutta una fila di pescherie, una migliore dell'altra. Ti cuociono alla brace i prodotti che acquisti al momento. Allora, qui... Qui scegli il pesce. Scegli il pesce e paghi. Paghi e dopo? Io lo pulisco. Tu gli dici come lo vuoi, se la griglia. E non lo so, questo non lo so. Siamo alla Golette. Abbiamo scelto il pesce qui in pescheria e qua ce lo cucinano. Il problema è che è piccantissimo e stiamo andando a fuoco. E così, amici miei, davvero ora ci salutiamo, sperando di avervi stimolato o suggerito almeno una meta nuova da mettere nel mirino in un vostro futuro viaggio in questa fetta di Nord Africa. Dal canto nostro, torniamo a casa con due solide certezze. La prima: il buon vecchio Celestino va rivisto praticamente in ogni suo punto. Ci ha dato tanto, tantissimo, ma le sue ruote sono troppo piccole. Il motore avrebbe bisogno di più coppia nei momenti di difficoltà. E la cabina, diciamolo, se fosse lievemente più grande, non guasterebbe. I ragazzini stanno crescendo. La seconda convinzione che ci portiamo dentro invece si chiama Sud. Sì, più a Sud. Dove il nulla continua più tosto e più duro. Spingerci più a sud di Smela, continuare a scendere per visitare ciò che non siamo riusciti a vedere in questo viaggio. Insomma, Tunisia, hai capito bene. Ci rivedremo presto.